Massimo Boldi. Presente. Parisi. Parisi. Presente. Simpatica. Laurito. Presente. Micheli. Assente. L'ho visto l'autobus, arrivederci, sta arrivando. L'ho visto fermato dall'autobus. Giuro, giuro di mia madre, l'ho visto prima. Maestro, è stato arrestato, l'ho visto io. Ah, è stato arrestato? Sì. Non dirlo questa cosa. Senti, Laurito. Oggi trattiamo il tema dell'incomunicabilità. Alzati. Mi sai dire perché oggi la gente non parla più? Quando mai la gente non parla più? Maestro, io parlo sempre con tutti quanti. Ah sì, con chi? Per esempio, quando vado a fare la spesa, no? Lei ci va a fare la spesa? Lei sì, ci va? Sì. Io per esempio quando vado a fare la spesa mi fermo a parlare col salumiere. E che cosa gli dici? Io ci mettiamo a parlare dei salami, di quello che lui ha, il salame col finocchietto, il salame napoletano, il salame calabrese, il salame quello là, il salame, poi quando abbiamo finito di parlare col... La mortadella, quando abbiamo finito di parlare di salame parliamo di mortadella, e poi per esempio anche quando vado dal parrucchiere. Ah sì, di che cosa parli col parrucchiere? Col parrucchiere parlo del salame. Il salame col finocchietto, il salame calabrese, il salame napoletano, il salame quello là, la mortadella poi. Senti, Massimo, alzati. Siediti. Signor maestro, mi scusi. Perché sei arrivato in ritardo? Stavo salutando un amico e allora ho fatto un po' tardi e sono venuto lo stesso. Ciao. Ciao. Vieni qua, Maurizio, ho coperto per te. È là che mi devo mettere. Sì, è di là che devi mettere. Vecchio amico che ha fatto carriera. Ti ho coperto, vieni qua. Grazie. Ho coperto. Non fa niente. Tu che problemi hai? Come? Che problemi hai? Ma non lo so. Di che tipo? Come non lo sai? Di che tipo? Di qualsiasi tipo. Ma c'ho un figlio. Anche tu? Sì. E cosa fa? Cosa c'è? Non c'è? Forse non riesci ad avere un rapporto, un dialogo con lui? No, è che è un po' difficile, sa, perché con lui non riesco proprio a comunicare, urla sempre, continua a urlare, poi dopo se magari ci ho offerto una sigaretta non la vuole, è svogliato, poi ha fatto una, insomma, delle cose strane così, non mangia, bisogna fare una fatica per farlo mangiare, non mangia, io non so cosa fare, l'ho portato anche una volta al cinema, non ne frega niente. Portato in macchina, frega niente. Portato a vedere le ragazze, frega niente. Portato al cinema, frega niente. Frega niente, frega niente, frega niente. Quanti anni ha tuo figlio? C'ha 2 mesi. Devi dirmi come si coniuga l'indicativo presente. Di quale verbo? Di quello che vuoi. Verbo italiano o barese? Italiano. Italiano. Allora, verbo parlare? Parlare. Va bene, allora. Io parlo, tu sì. Parli, egli parla. Fin qua sono andato abbastanza bene. Certo. Noi parliamo. Voi parlate,
e si parlano. Mi sembra quasi giusto. No? Bravo. Beh, ho studiato, io studio sempre, lo sa, signor maestro. Quello è un po'... non li voglio essere cacciato. No? E dimmi l'altro verbo. L'altro verbo... Quale l'altro verbo? Verbo... qual è? Qual è l'altro verbo? Quello che sai tu. Qual è? Suggerite pure che... Suggerite, che non... Io parlo, l'ho già detto. Passato di verdura. Non è vero. Il passato di verdura. Io verdurai, tu verdurasti, egli verdurò, noi verduramo. C'è qualcuno che può suggerire? C'è qualcuno che mi può suggerire? Nessuno. Non mi suggerisce nessuno, io non so. Non so che... Ho capito, tu non sai niente. Parisi, tu... Adesso vi dimostrerò il tipico esempio di una che non comunica e che non sa, non ha, quando parla nessuno la capisce. Non, sempre, fin dalla prima puntata è stato così. Di qualcosa che è un pochino più di niente. Senta, maestro, lei evidentemente ce l'ha con me e io so anche il perché. Comunque sappia, o sappia come le preferisce lei, ho preparato una letterina, un pensiero che sta dentro il mio diario. Caro maestro, per quanto meno io possa dire, sarò sempre di più di quello che dice lei, che è molto meno, non solo quello che dico io, che sarebbe già di più, ma anche di quello che io non dico, che è tantissimo, in confronto di quel poco che dice lei. Senta, maestro, posso parlare? Sì, ma alzati in piedi però. È vero, volevo chiedere, come mai lei ha scritto una canzone con le parole che non significano niente? Perché? Chi? Lei. Ma vedi ragazza, la canzone che noi dobbiamo, che abbiamo trattato altre volte, tratta il tema dell'incomunicabilità e quindi oggi è difficile comunicare, ci sono pochi esempi. E alzati in piedi. Quindi, come ti dicevo, stai seduta. Sì, come mai ha scritto una canzone con le parole che non significano alzati niente? Alzati in piedi. No, non tu, lei. Anche noi, io. Ecco, resta così. Please and call in 1992. You the call me, say one prison call and Nancy and I choose all. All right. We don't stay in the shoes now, I'll hold me the same, then a whole red maybe get the color boss dying. Chancellor.
signore.